Ehi, Baby Tom, Baby Jerry, come mai non state andando a scuola? State aspettando il vostro amico Baby Matt. Ok, ma assicuratevi di non fare troppo tardi. Ehi, eccolo qua. Che c'è che non va? Non hai fatto i compiti. Oh oh, il tuo insegnante si arrabbierà moltissimo. Che c'è? Avete forse un'idea? E di cosa si tratta? Volete vestire Baby Jerry come Baby Matt? Così potrà rispondere a tutte le domande. Ma che cattiva idea! Però vediamo se funziona. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dipingere di blu Baby Jerry? Ok, Baby Tom, facciamolo! Wow, è venuto meravigliosamente bene! Ci serve qualcos'altro? Una sirena? Questa è proprio una buona idea. Dove possiamo trovarne una? Lo sai? Che cosa stai cercando? Una lattina vuota? Grandiosa idea! Perfetto! Oh oh, è tempo di andare in classe! Tu rimani qui, Baby Matt. Noi ci vediamo più tardi. Amber dice che le piacerebbe che Baby Matt venisse davanti. Ti sta chiedendo se hai fatto i tuoi compiti. Ben fatto, Baby Jerry. Sembra che il nostro piano stia funzionando. Amber dice che puoi ritornare al tuo posto. Oh no! Oh cielo, Baby Jerry, penso che tu sia nei guai. Avete sentito, ragazzi? Amber dice che è contenta che voi piccoli abbiate voluto aiutare il vostro amico. Ma la prossima volta, Baby Matt deve fare i suoi compiti. Ci vediamo, Baby Matt! Ciao, Baby Tom!
Ciao Baby Jerry, ci vediamo la prossima volta. Ehi là, piccoli, che cosa state facendo? Oh, capisco. Non state facendo molto, non è vero? Io ho un'idea. Perché voi ragazzi non giocate a nascondino? Grandioso! A chi toccherà contare? Ok, benissimo. Baby Tom, conta fino a 10 mentre gli altri si nascondono. Siete pronti, piccoli? Andate! 1, 2, 3. Bella trovata, baby piccolo! Tom sicuramente non penserà di cercarti all'interno del suo negozio di vernici. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Forse puoi andare all'interno di una delle aule. Otto. Nove. Dieci. Non dovreste scegliere lo stesso posto per nascondervi, piccoli. Sta arrivando Tom, piccoli. Spero che vi siate nascosti bene. Ok, Baby Matt, ora puoi aiutare Baby Tom a trovare gli altri. Grandiosa idea! Potresti guardare all'interno della scuola per vedere se qualcuno è già là. C'è Baby Francis! Bel posto! E ora, dove si può cercare? Guardate sul pavimento, ragazzi. Alcune impronte di vernice. Penso che le dovreste seguire. Bene, guardate un po'. È stata Baby Katie a lasciare le impronte. Ora dovete trovare solamente Baby Piccolo. Sì, ma dove potrebbe essere? Ehi, che cosa potrebbe essere? Di che si tratta, ragazzi?
Eccoti lì, Baby Pickle. Ben fatto, Baby Pickle. Te la sei giocata veramente molto bene. Tom e Matt non erano sicuri di che cosa c'era nella scatola, Pickle. E questo perché sei ricoperto di vernice. Bene, penso che il gioco sia finito. Dovreste tornare in classe ora. Ci vediamo presto, piccoli. Non sono proprio sicuro che riuscirai a prendere quel dolcetto, Baby Amber. Baby Ben ti stava facendo un bello scherzetto. Ma puoi ancora riuscire ad avere il tuo dolcetto? Baby Ben, stai facendo quello che io penso tu stia facendo. Chi trova? Oh, questo non è molto carino. La soda può essere molto appiccicosa. Oh, è solamente acqua frizzante. Beh, penso che così male non possa fare. Baby Hector, non sono sicuro che tu voglia... Ben, le monellerie possono essere divertenti, ma qualche volta possono rendere le persone tristi. Sembra proprio che voi ragazzi stiate preparando qualcosa. Dite che avete una sorpresa speciale per Baby Ben. E questo perché vi ha fatto troppi scherzetti, ragazzi. Spero che non sia quello che immagino. Ehi, Baby Ben, le altre automobiline hanno fatto un dolcetto per te. Che ne dici, Baby Ben? Lo vuoi assaggiare? Penso che Ben abbia paura di ricevere egli stesso uno scherzo. Ma è veramente un dolce? Baby Ben è abbastanza furbo, ragazzi. E quindi, indubbiamente, era un dolce finto. Avete visto? In questo caso, fare uno scherzo a chi ve l'ha fatto non vi ha ripagato. Avete ragione, mai arrendersi, piccoli. Che c'è, Baby Ben? Ma hai ragione, dove sono tutti gli altri piccolini? Hai guardato in classe? Non c'è nessuno. Oh no, ma che cos'è? Un fantasma! Voi ragazzi, era solamente un altro scherzo. Penso che in questo caso siamo riusciti a farla a Baby Ben. Che dite?
Penso proprio che la potremmo chiamare la giornata degli scherzetti. Siete d'accordo? Va bene, va bene. Ci vediamo tutti quanti più tardi. Ehi, piccoli, che cosa state imparando oggi? Oh, grandioso! Tom vi sta insegnando a dipingere. Quanto è creativo! Ti sei dimenticato di qualcosa, Tom? Piccoli, mi raccomando, state buoni. Tom sta andando a prendere una spugna per pulire le lavagne. Ehi, Baby Frank, ti stai annoiando? Dai, diamo uno sguardo a quello che hai disegnato. Bene, non è niente male. È una casa? Ehi, Baby Tom, che cosa stai disegnando oggi? Ha un aspetto incredibile, Tom. Veramente ben fatto. Ehi, Baby Charlie, e tu che cosa stai combinando? Stai facendo la lotta con la tua vernice, non è vero? Oh no, hai messo un po' di vernice anche su Baby Matt. È tutto ok, Matt, è solo un po' di vernice. Oh no, che cosa stai per fare, Baby Matt? Oh, ecco, avete cominciato una battaglia a colpi di vernice. Attenzione a Baby Charlie! Attenzione a non farti colpire, Baby Matt! Sembra che vi siate coalizzati, Matt e Frank. È un'ottima idea. Piccoli, Tom è ritornato e non è per nulla contento di tutta questa confusione. Ragazzi, Tom dice che se non la smettete subito, non vi porterà più qui a dipingere. Ok, vi siete divertiti, discoli, però ora è tempo di ripulire tutto. Ok, piccoli, dovete dividervi i lavoretti. Baby Tom e Baby Charlie, voi vi occuperete di ripulire i muri.
mentre voi, Baby Matt e Baby Frank, vi occuperete del pavimento. Oh no, ragazzi, non dovete far partire una battaglia a colpi di sapone. Voi dovete ripulire tutto. Oh cielo, Tom! Sembra che il divertimento per loro non sia affatto finito. Buona fortuna nella pulizia della tua classe. Ehi là, piccoli, che cosa state facendo? State aspettando Susie, che ha preparato una sorpresa per voi. Suona molto divertente. Guardate, eccola qua. Susie dice che ha organizzato per tutti voi una caccia all'uovo di Pasqua. Ha nascosto uova di Pasqua in tutta Car City. E voi, piccoli, dovete scatenarvi per trovarli. Ma ricordate, non dovete mangiare nessun uovo prima di aver fatto il conto generale. Ai vostri posti, partenza, via! Ben fatto, Tom, hai trovato il primo! Qui c'è Ben! Ne ha trovato uno anche lui! Oh cielo, Amber, guarda quante uova hai trovato! Uno, due, tre e ora quattro uova! Gran bel lavoro! Wow, Katie, stai facendo molto bene. Devi essere veloce, Katie, il tempo sta quasi finendo. Il tempo è quasi finito, ma dove sono i piccoli? Ehi, eccoli qui! E ora contiamo quante uova hanno trovato i piccolini. Baby Tom ha 3 uova. Baby Ben ha 4 uova. Baby Katie ha 6 uova. Ma dov'è Baby Amber? Oh, non avete idea di dove sia. Forse dovreste andare a cercarla. Non sembra proprio che Amber sia qui. Oh,
Amber non è neanche qui. Ma che cosa ha trovato Baby Tom? È l'involucro di un uovo di Pasqua. Sembra proprio che Baby Amber sia stata qui. Ancora nulla, ragazzi. Ma io sono sicuro che la ritroveremo. Guardate, guardate, è qui! Baby Amber, ti sei mangiato tutte quante le tue uova. Ti devi sentire veramente male ora. È un'ottima cosa che Susie abbia chiamato la tua mamma. Eccola qua, adesso potrà portarti a casa a riposare. È ora di dare all'automobilina che ha trovato più uova il suo premio. Ben fatto, Baby Katie! Hai trovato più uova tu di chiunque altro, e quindi ecco una medaglia. Bel lavoro tutti quanti, piccoli. Ci vediamo la prossima volta.